Ciao e bentrovati qui nel nostro canale YouTube L'Arte di Romì. Un ciao da Michela e da Roberto in questi primi giorni di gennaio, quindi il 2021, quindi siamo molto molto felici di ritrovarvi, siamo molto felici, anche qualcuno ci ha fatto anche gli auguri, ma che bello, grazie, 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 grazie. E visto che siamo proprio agli inizi di gennaio e in questo periodo sta facendo proprio tanto tanto freddino, e abbiamo pensato di farvi vedere un tutorial veramente molto molto semplice e facile da realizzare. Siamo andati nel mondo fiabesco, l'avete visto anche durante il nostro presepe, e lui è un amico fantastico di tanti tanti bambini, ed è, ecco, l'avete visto strofinando, ed è Olaf, è il pupazzo di neve nel cartone Disney Frozen. Questa è una valida alternativa soprattutto per i maschietti, perché a molti maschietti piace comunque il cartone animato e quindi spesso chiaramente ci chiedono il trucco di Frozen. Ora diciamo che il più non vuole il trucco di Elsa, e quindi con i fiocchi di ghiaccio, glitter, strass e quant'altro, e ovviamente neanche quello di Anna, e quindi noi possiamo ovviare con un trucco particolare, e possiamo farlo sia sul viso che su un braccetto, ed è il nostro Olaf, il nostro pupazzo di neve, che è veramente carino 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 carino. E allora andiamo prima a vedere come ogni volta i materiali, in modo che così potete tranquillamente prendere tutti i materiali e poi avviare il tutorial. Allora cominciamo dai pennelli. Abbiamo utilizzato il pennello numero 1, sottile sottile, per fare tutti i particolari e soprattutto per disegnare, e poi ve li mostro tutti e due, pennelli numero 4, sempre a punta tonda, e poi eccolo qui il nostro lingua di gatto, eccolo qui, questo largo circa un centimetro, poco meno. Mentre i colori che abbiamo utilizzato sono il grigio per fare il disegno, perché anche in questo caso ho fatto il disegno con il grigio, perché chiaramente Olaf vive di sfumature tra il grigio e il bianco, quindi sicuramente il grigio è subito camuffabile nei colori. E poi il bianco ed il nero, un bel arancione per fare il naso a carotina di Olaf, e poi abbiamo utilizzato il marrone, un marrone scuro, un marrone freddo molto scuro, per fare le braccette, che sono dei rametti di legno, e il ciuffetto, diciamo i capelli più o meno. E allora una cosa importante che bisogna sapere di Olaf è che la grandezza della testa è pari alla grandezza del corpo, quindi andiamo a vedere il tutorial così capirete meglio di che cosa sto parlando. Allora ecco qui, la prima cosa che vado a fare è realizzare un ovale, che sarà proprio la parte proprio al di sotto degli occhi, che mi darà la grandezza tra le guance e la parte appunto sotto degli occhi. Poi nella parte superiore creo tipo un cappelletto, quindi un rialzo, e nella parte inferiore faccio la parte della bocca, quindi mi allungo molto con appunto la bocca, perché comunque è la bocca aperta di Olaf. Piano piano vado a fare tutti i dettagli, quindi il dentone, la parte del labbro, chiamiamo così, e poi ecco, vedete che adesso sto realizzando due ovali, chiamiamoli così, chiaramente sono leggermente squadrati, perché essendo un po' pupazzo di neve gli diamo un po' la forma del torace piuttosto che la parte sotto, e poi due zampotte, due piedini. Però come potete vedere, se andate a misurare, la grandezza della testa è pari alla grandezza del resto del corpo. Adesso proprio con un bianco bello latte pulito vado a già stendere
avere una base di bianco. Questo lo sto facendo appunto con il pennello numero 4, un pochino più grande, stessa cosa la parte superiore, mentre con sempre con il pennellino 4, con la punta, soltanto con la punta, vado a definire intorno, proprio qui intorno al labbro, le guanciotte e la parte sotto agli occhi. Chiaramente vi renderete conto che io lascerò un piccolo spazietto non colorato, perché è la parte dove successivamente poi andrà il nasotto a carota, diciamo, ecco qui. Infatti vedete che lascio questo spazietto, chiaramente va leggermente sotto gli occhi, quindi la posizione quella è corretta. Poi vado a prendere uno sfumino che lo vado a sporcare poco poco di nero e poi lo asciugo sul mio Scottex, in modo che la quantità di colore sia proprio ridotta al minimo, e vado a creare una piccola onda di ombra, non proprio attaccata al contorno del corpo, ma leggermente un po' staccata, perché ecco, arriva l'ombra e quello mi dà l'effetto della rotondità, diciamo, della panciotta e del corpo di Olaf. Quindi lo vado un po' a sfumare. Dopodiché vado a realizzare i tre bottoni che ha Olaf sul corpo. Non sono tondi, non sono esagonali, sono un po' con il nero e con un pennellino a punta fine numero 1. Quindi vado a realizzare questi tre bottoncini, e adesso sempre con un pennellino sottile, come vi dicevo prima, con un marrone scuro intenso, proprio marrone bello freddo scuro scuro, vado a realizzare le manine, che in realtà sono sempre rametti di albero, insomma, quindi comunque cerchiamo di farla sembrare una mano, ma tutto sommato, come vedete, anche c'ha, diciamo, anche un dito in meno, quindi fa benissimo anche un ditino più lungo, eccetera. Anche dall'altra parte vado sempre a realizzare, chiaramente non deve essere una linea precisa, perché stiamo realizzando dei rametti, quindi può uscire uno spuntone, quindi non c'è problema per questo. E poi Olaf ha, diciamo, chiamiamoli capelli, ha tre capelli in testa che sono realizzati appunto da tre rametti, come in generale uno quando fa il pupazzo di neve, diciamo, in testa mette sempre tre ramettini, o magari ciuffetti d'erba per far sembrare i capelli. Poi con il colore nero a questo punto vado a creare le sopracciglia di Olaf, che sono proprio quasi squadrate, quindi dritte e leggermente in giù. Mi viene da sorridere perché Olaf ha veramente una faccia simpatica. Proprio lui ama i caldi abbracci, anche noi amiamo i caldi abbracci, e quando potremo darci tanti tanti abbracci chiameremo Olaf sicuramente. Adesso con il grigio vado a definire il contorno degli occhi e poi vado a colorare la parte interna della bocca. Mi raccomando, lasciate lo spazio per il dentone, che è proprio una caratteristica di Olaf. Quindi anche un po' sfumando il grigio, quindi intensificando magari il nero nella parte del sorriso in alto e lasciando un po' più chiara la parte sotto, e poi eccolo lì, vado a realizzare questo monodentone grande davanti. Già vedete che Olaf è più o meno già composto, quindi mancano chiaramente soltanto i dettagli. Quindi sempre con un pennellino numero 1 e la punta, proprio lavorate soltanto di punta, mi raccomando appoggiate il mignolo, perché stiamo facendo delle cose minuziose, quindi bisogna avere la stabilità, e vado a creare proprio i contorni degli occhioni. Eccolo qui, sempre qui abbiamo utilizzato un numero 4, chiaramente ho cambiato pennello perché nell'altro comunque ho caricato il colore nero, quindi per avere più facilità di scambio di colore ho utilizzato due pennelli, quindi ho colorato di arancione il nasetto. Se avete un po' di rosso, magari sfumate la parte in basso, quindi quella che riceve meno luce, con un po' di rosso, in modo che viene uno sfumato, e poi sempre con la puntina del nero fate qualche righetta, che avete visto le carote hanno sempre delle righette un po' più scurette. Adesso vado a definire alcuni dettagli, quindi fare il bordino
del labbro, diciamo così, del sorriso, vado a definire un pochino anche il contorno del viso. Non vi preoccupate, magari ecco, se sbagliate potete correggere tranquillamente. Vi ricordo di tenere sempre a portata di mano le salviettine imbevute, perché si può creare un errore, e quindi io basta che la salviettina imbevuta la metto intorno alla fine del mio pennello in questo modo, e posso tranquillamente passare e rimuovere delicatamente il colore in eccesso. Quindi non vi preoccupate, e poi ripassate tranquillamente, il disegno viene. Adesso con una lingua di gatto vado a creare un po' di neve sotto al nostro amico Olaf, che sta con le braccia aperte, è bellissimo. E fatta in modo chiaramente non omogeneo, perché comunque parliamo di neve, quindi un po' sporcata così, e avendo lo sfumino un po' sporchino di grigio, vado a creare una piccola ombra. Tanta neve, perché fa freddo, anche se Olaf ama l'estate, tanta neve, e poi ci mettiamo la nostra firma. E poi, se volete, anche alcuni punti luce, anche stelline, che sono molto carine. E quindi il nostro Olaf è terminato. Io vorrei tanto vedere i vostri disegni, le vostre prove, i vostri lavori, perché questo è un personaggio veramente da fare in 5 minuti. Sicuramente i maschietti, ma anche le femminucce, rimarranno soddisfatte, perché è proprio carino, è proprio simpatico, e volendo potete metterci uno sfondo in azzurro, insomma potete creare sicuramente una situazione più completa. Questo personaggio, come tanti altri che abbiamo fatto, può essere utilizzato sia per fare sul viso, sia per fare, ecco, su un braccetto di un bambino, ma anche, se vi capita, farlo su un pancione di una mamma incinta, il famoso belly painting. Chiaramente ingrandite il personaggio e create un bello sfondo, ma anche a questo ci arriveremo piano piano. E allora, se questo personaggio, questo tutorial, questo video vi è piaciuto, lasciateci un bel pollice in su. Per qualsiasi domanda, qualsiasi chiarimento, scrivete sulla nostra mail artediromi@gmail.com. Da Michela e Roberto per oggi abbiamo terminato, ma noi aspettiamo, perché durante la settimana, come sapete, ci sono tanti bellissimi video che usciranno random. Voi seguiteci sia sulla nostra pagina Facebook, sempre l'Arte di Romi, e sia sul nostro canale, che ormai è diventato di casa, perché vi siete già iscritti. Ma se non l'avete fatto, iscrivetevi e attivate la campanella. E allora, grazie a tutti, da me e da Roberto, un bacio, ciao!